Siamo allo stand di LG, qui al CES di Las Vegas, ed è finalmente tempo di OLED. Possiamo dirlo, questa mattina in conferenza stampa LG ha spinto tantissimo sulla nuova tecnologia e dopo 2 anni dai primi TV che costavano veramente tanto, finalmente ci siamo. Una nuova gamma che soddisfa tutti perché sarà disponibile sia a curva che piatta, prima di tutto, sia Full HD che 4K e a prezzi molto convenienti. Al momento non possiamo ancora dirvi quali saranno i modelli, LG ancora non ha delineato e definito la gamma per l'Europa, però qua alle mie spalle possiamo vedere diversi televisori, televisori di tutti i tipi, abbiamo dal piccolo al grande schermo, con un top di gamma che addirittura è flessibile, è il modello finale del prototipo visto lo scorso anno. Flessibile vuol dire che con un tasto del telecomando possiamo decidere se curvarlo, se tenerlo piatto o tenerlo curvo, quindi entrambi i mondi, non c'è più un piatto è bello, curvo è bello, uno compra e poi sceglie piatto curvo a seconda delle esigenze. Comunque c'è davvero di tutto, ci sono alle mie spalle i 4K curvi di 3 tagli diversi, c'è il classico 77, c'è il 55 e si scende ancora, arriverà anche probabilmente un taglio 65 pollici e forse anche uno più piccolo, ci dicono. C'è un'intera gamma di TV flat, anche lei con un top di gamma che ha una soundbar integrata, è un design molto molto bello che mantiene comunque sempre lo spessore ultra slim, ma una base formata da appunto una soundbar per una migliore qualità audio. Infine abbiamo parlato anche con un responsabile che ha sviluppato questi pannelli e abbiamo chiesto ma quanto durano, perché la gente è preoccupata della durata di questi OLED. Vi ricorderete che quando abbiamo recensito l'OLED il primo modello si era spento qualche pixel, in realtà ci è stato detto che solamente sulla primissima serie, quella che costava 8.000 euro, fa ridere la cosa, i pixel si spegnevano, speriamo che li abbiano sostituiti tutti in garanzia, ma già sulle generazioni successive questo problema non c'è più stato. Come durata ci hanno dato circa 30.000 ore di funzionamento, quindi sicuramente una durata abbastanza elevata, sarà 5, 6, 7 anni di utilizzo, anche di più, dipende ovviamente dall'uso che se ne fa, e ci assicurano che i pixel non si rompono più, tanto che le varie subsidiary potrebbero addirittura rischiare una garanzia, una copertura pixel zero per diversi anni. Questa è la nuova gamma OLED LG 4K, una gamma completa, più di 8 modelli, arriveranno tutti in Italia a prezzi che sono more affordable dell'anno scorso. Sicuramente la gamma 4K costerà di meno, costeranno di meno anche i Full HD, ce ne saranno 2 di Full HD, uno piatto e uno curvo. Quest'anno costano 3.000 euro, l'anno prossimo dovrebbe costare ancora un po' meno, quindi possiamo dire che è veramente l'anno dell'OLED e LG prevede 1 milione di pezzi entro la fine del 2015.